la possibilità diciamo di ascoltare tutti, e chiediamo scusa a chi non ha avuto la possibilità, ma in questa città abbiamo anche qualche difficoltà di avere sale a disposizione. Dopo l'intervento di Antonello, chi vuole il libro qui lo può prendere con diciamo, la firma di Antonello, e poi lo paga su. Grazie. Grazie di nuovo a tutti, buonasera. Chiediamo scusa perché invitare e poi far stare scomodi non è piacevole, è un piacere insieme a un dispiacere, chiedo scusa. Per questo cercherò di essere, avere l'ugola adeguata e soprattutto dei pensieri adeguati a questo evento. Ringrazio Andrea De Simone che ha voluto invitarmi a Salerno, il libro è andato molto bene, sono state 40 le presentazioni, ed è stato piacevole venire a Salerno. La penultima sarà Chieti, l'associazione Lampi ci ha invitato, e l'ultima a Più Libri, Più Liberi, che è una grande fiera a Roma, si terrà l'8 dicembre, al Palazzo della Nuvola di Fufas. Dunque, su Salvini e questo libro. Avete visto, vi dico in flash tre cose. La prima, perché parto da oggi e vengo dietro. Avete visto quella signora che chiama, urla e dice Salvini buffone, poi lo fischia? E avete notato la postura di quel poliziotto che la prende e poi la trascina via? E esattamente 10 anni fa, credo, potete andare su YouTube, voi troverete Ignazio La Russa, ministro della difesa, a New York, a un Columbus Day. Lui sta su una decappottabile seduto e un signore inizia a urlare con un microfono, con un megafono: Berlusconi, vergogna, 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 infastidisce Salvini. Il quale dice alla scorta, al capo della sua scorta di zittire il manifestante. Il carabiniere che si trova per scortare La Russa a New York va dal manifestante e gli dice: stai zitto, stai calmo, non gridare. Il tizio, che era un italiano, non gliene frega nulla, inizia a continuare a dire Berlusconi, vergogna, 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 un po' ossessivo, ma il carabiniere si rivolge al poliziotto newyorkese: per favore fallo finire. Il poliziotto gli illustra che nel diritto americano è libero il signore di protestare. Sapete cosa fa? Vedete però, perché è un trailer straordinario, che fa La Russa quando capisce, lo ha infastidito, gli ha rotto i coglioni, non gli va bene quella processione con questo signore che gli dice vergognati Berlusconi, vergognati, inizia a dire: ho capito chi sei. Dal momento che nella sua percezione dire ladro non si può e non avrebbe senso, dire estorsione, che cosa gli dice? Tu sei un pedofilo, tu sei un pedofilo. Lui seleziona dalle categorie delle immondizie giudicate tali l'unico reato che veramente fa vergognare tutti: la pedofilia. Non c'è altro legame, tutti sono conquistati dalla riabilitazione dopo un secondo, pedofilo no. Perché dico questo? Perché Tommaso Montanari ha scritto, secondo me, una cosa giusta, un rilievo giusto a Mattarella. Ha detto: guarda, invece di fare tutto quel casino inutile con Savona, ministro dell'economia, se potesse, dovesse, anzi, fortuna avessimo avuto se oggi Savona fosse ministro dell'economia al posto di Tria, della Sogliola Tria, doveva valutare la compatibilità costituzionale delle parole dichiarate, dei fatti e degli scritti di Salvini con la carta costituzionale. In questo libro trovate, con una, su questo sono felice di poterlo dire, con una ricerca lessicale, anche antropologica, anche sociologica, non ostativa, perché è un lavoro sul linguaggio, su ciò che ha detto e ha fatto. Un leader che dice, un giorno si sveglia e al mattino scrive: andare casa per casa,
strada per strada, riepiloga e rievoca esattamente e volutamente ciò che la storia del Novecento ha giudicato un crimine orribile, e lo fa di proposito. Quando lui diviene ministro della polizia, il cortocircuito che si trasforma in istituzione è nei fatti. Io non credo che ieri, l'altro giorno fosse, Salvini sapesse di questo poliziotto. Il poliziotto ha abusato del suo potere in misura volontaristica, per farsi bello o meno, non significa nulla. Ma quando mi sono trovato, io ero a presentare un libro in Puglia, credo Bisceglie, e succede, forse non lo so, vi ricordo un episodio, io sono di Palomonte, accade che davanti a casa dei miei genitori, una notte, si ritrova al mattino dell'olio esausto, buttato nel viale, tutto sporco, no? Un'azione chiaramente di offesa. L'olio non è acqua, non è che tu in un impeto, no, butti l'acqua, una cartaccia, perché vicino, devi fermarti e devi buttare l'olio in apparecchio, qualche litro. È stato fatto di notte, è stato fatto di proposito, è stato fatto fermando un'auto. Vado al commissariato, alla tenenza dei carabinieri di Bisceglie, e dico: guardi, è successa questa cosa, proprio ieri è uscito questo libro. E il carabiniere mi chiede: scusi, che movente potrebbe avere? Dico: guardi, in questo mio paesino non succede nulla di nulla di nulla, con me difficile. L'unica relazione che posso immaginare è l'uscita di questo libro. Il carabiniere scrive: ministro, e dico: il ministro dell'interno, il suo ministro, dico io al carabiniere, il suo ministro. E il carabiniere ci pensa, riflette e poi dice: è anche il suo ministro. E anche in quel caso, l'imbarazzo in quel posto di pubblica sicurezza, in cui io denunciavo un evento collegandolo in maniera oggettiva a un fatto, l'edizione di un libro, era strano, faceva strano. Stefano, dopo due ore, Salvini, dichiarazione, comunicato stampa: caro Antonello, sono dispiaciuto, è una vergogna, un abbraccio a te e ai tuoi genitori. Antonello, col nome, mi conosce, ma in quel caso lo utilizza di proposito. Lo dico al mio amico sindaco che è in sala di Palomonte: guarda che hai fatto, dopo chi sarà? Saranno ragazzacci, di chi sono? Non lo sappiamo. Due giorni dopo, la Lega Palomonte, Pontida del Sud Palomonte, facciamo un incontro della Lega dei leghisti provinciali, il coordinamento salernitano. Terzo esempio, 29 agosto, lo ricordo bene, sono invitato a Vico Equense e partecipa il segretario della Lega della Campania, e sono invitato in un bellissimo posto, dove sono le Axiglie. Vedo lì celere, tanta celere, commissari, poliziotti e carabinieri, da Castellammare di Stabia, vengono trasportati lì. E io immagino, era per il mio libro, perché si immaginava che il mio libro producesse nei confronti di questi che mi sembrano fossero mazzieri fascisti. Cantalamessa. Producessero danno pubblico, disordine. Quando a una presentazione di un libro arriva la celere, è un segno gravissimo, di gravissimo malessere democratico. A un libro c'erano poliziotti dappertutto. Chiudo la premessa con le tre cose altre che vi dico. Ho avuto la fortuna di intervistare e fare l'ultima intervista a un grande linguista, a un grande ministro, a un grande italiano, Tullio De Mauro, che ci ricordò l'ultima indagine OXA sul sapere e la conoscenza in Italia. Il 31% di noi italiani sono analfabeti strutturali, il 5% di essi non conosce
la differenza di una sillaba, di una consonante, di una vocale, la A con la E, la B con la C. Il restante fa fatica a interpretare un periodo semplice. Il 33% ulteriore è analfabeta funzionale, riconosce, interpreta e capisce un periodo semplice, ha difficoltà con le subordinate. Il resto, un terzo di esso, è invece in grado di dominare, capire, selezionare il linguaggio e le parole. La mutazione lessicale di questi tempi, io ne ho scritto e mi colpì, a proposito siamo a Salerno e faccio solo questa parentesi, ma era il 2008, di De Luca la cosa che mi colpiva di più era la mutazione lessicale, il linguaggio che adesso si vede nelle bocche, nelle parole di Maio, di Salvini, di Battista, degli altri, era la mutazione lessicale pubblica, non perché ci debba essere un pudore istituzionale, non perché tutti debbano essere garbati, prudenti ed equilibrati quanto Stefano Caldoni, ma perché alcune parole, alcuni vocaboli, alcune espressioni sono tipicamente triviali, utilmente triviali. E nella loro trivialità danno anche il senso e la connessione sentimentale. Lo diceva Gramsci a proposito della relazione che il Partito Comunista dovesse avere con il suo ceto e la forza lavoro operaia. Ed è Salvini il testimone di questa relazione attraverso una declassificazione, una derubricazione, una popolarizzazione con parole semplici, immediatamente intellegibili e sistemiche, la connessione sua non con la mente ma con la pancia degli italiani. Se Salvini ha più fortuna di Di Maio e i leghisti sono adesso più attrezzati dei 5 Stelle perché Salvini non ha preso una questione onerosa su di sé. Trovare e indicare a tutti il capro espiatorio non costa nulla, non devi trovare una voce di bilancio, devi solo illustrare davanti alle nuove povertà, alla nuova disperazione, al veleno, all'incattivimento che ci produce il fatto di essere più poveri, più sfortunati, più a rischio nel futuro. E il nostro figlio che farà? E la mia pensione arriverà? E il mio lavoro ce l'avrò? E quando i soldi sono di meno? Che cosa facciamo? Tutta la storia della democrazia nel mondo illustra che in casi che la sinistra va avanti quando ci sono processi di crescita economica, e regredisce quando le paure hanno bisogno di difese, oltranziste. Io ti difendo, dice Salvini, e ti illustro il nemico, attraverso una selezione che è una selezione tipica. Se io prendo dal mattinale della polizia tutto il numero dei reati e ne seleziono solo alcuni, e di questi alcuni ne seleziono uno tipico, lo tipizzo, quello che ha, il cui autore ha un volto e un colore diverso dal mio, ha una faccia nera e magari è migrante, e io lo butto nell'iperuranio di internet, quell'iperuranio lo moltiplicherà per 10, per 100, per 1000, per 100.000 volte, e quel singolo episodio sarà 1, 2, 3, 1000, 10, 100.000 altri episodi. E se io ne produco sistematicamente solo quell'episodio, lo tipizzo, la questione, la contesa generale attraverso un processo che noi giornalisti per un po' non riusciamo a governare, per l'altro po' siamo per davvero conniventi, riduco la questione generale, l'essenza del problema a quella questione. Io ti porto sempre un tipo di reato commesso da un tipo di cittadino, clandestino o meno, e te lo ripropongo in modo che ogni giorno tu lo veda sempre. Ma se tu vedi quel reato e poi lo rivedi e poi lo rivedi e poi lo rivedi, io faccio un'operazione che nella comunicazione, nella scienza della comunicazione, si chiama selettiva e manipolativa. Cioè trasformo tutti gli altri reati e li risolvo, li annullo e ne do solo uno. E tu sei costretto a giudicare solo questo. Ne creo polemica. E io da giornalista che faccio? Talk show. Parliamo di immigrati. Ce la facciamo a prenderli o non ce la facciamo a prenderli? Tu che dici, presidente? Tu che dici, professore? Tu che dici? Ma tu lo vuoi? Ah, tu sei a favore degli immigrati. E dove li mettiamo?
e portateli a casa tua. Guardate che il linguaggio è concludente, è esattamente quello che dice: tu sei di sinistra, hai il cuore a sinistra e il portafoglio a destra. Se noi però utilizziamo la secondo lato, io che ho un buono stipendio oppure una buona tassazione, io credo di essere un buon cittadino e pago tutte le tasse fino all'ultimo euro, e questo devo fare, e poi lo Stato deve preoccuparsi di pagare. Io guadagnerò più di un netturbino, sicuramente più di uno studente, più di un professore di scuola, forse più di un medico ospedaliero, eccetera eccetera. Che cosa devo fare io? La progressione, la Costituzione dice più hai più dai, e questo è il principio a cui ispira anche la mia, il mio convincimento politico: più ho e più do. Io ho tre sedie, ne porto tre, tu ne hai una e ne porti una. E lui che dice nella rivoluzione straordinaria in questa connessione? Flat tax, che mi sembra a te piaccia, e cioè per aiutare il povero faccio più ricco il ricco. Come quella, la progressiva, se tu mi dai a me, io scusa, credo di avere la più alta delle tassazioni, se tu la riduci al 25, e chi di voi non fa la dichiarazione dei redditi? Credo qualcuno purtroppo. E chi non fa la dichiarazione dei redditi, zero aveva e zero ha. Chi ha 10.000 euro di reddito, zero pagava e zero pagherà. Chi ne ha 20.000 pagherà un tot, chi ne dichiara 100.000 ne pagherà un altro tot, chi ne dichiara 200.000 ne paga un altro tot. Se io, scusami, guadagno 160.000, risparmierò di più di chi guadagna 10.000. Chi si arricchisce e chi si impoverisce? Secondo me il più ricco si arricchisce. E come diavolo è che il più povero tifa forza con la flat tax affinché il più ricco, divenendo più ricco, spenda tutti i soldi e faccia ricco il povero? È la trasformazione dei pani e dei pesci. Però, come sa Stefano Caldoro, io ho avuto la fortuna di fare la nave azzurra con Silvio Berlusconi. La nave circumnavigava alle elezioni regionali, chi di voi l'ha votato ricorderà, e si fermava e si fermò in tutti i porti, da Genova fino a Catania, salendo fino a Venezia. Si apriva la bocca della nave, Salvatore, e entrava tutta la gente urlando: viva, viva Berlusconi! E Berlusconi faceva fare il giuramento della libertà, e cioè tu venivi verso di me, io faccio finta di essere lui, e dici: ti pongo la mano sulla spalla, e tu, la spada, lo spadone della libertà sulla spalla, e tu mettevi la mano sul petto. Adesso anche tu sei guerriero della libertà. Lo diceva davvero, tu ridi. È la verità, è la storia di un trentenne. Questo siamo. E di nuovo ci illumina De Mauro. Questo siamo. E la vocazione popolare e il successo popolare che ha conquistato Silvio Berlusconi mica è stato raccolto con una pistola alla tempia. Sì, ci sono state le clientele, il circuito, tutto quello che vogliamo, ma c'è stato un grande movimento di popolo. E quel grande movimento di popolo che ora, sfuggita ai radar, un po' si distribuisce tra i grillini e la Lega, essendo il tuo partito in cura di Magrande, il nuovo PSI che sta dentro il nuovo, la nuova Forza Italia. Sì. E ora è mica la Lega chiama casa per casa come annunciava Salvini e dice: o votate Lega o no. No, noi volontariamente diciamo: solo la Lega ci potrà salvare, anche noi meridionali, anche noi napoletani, anche coloro che dovevano essere lavati dalla lava, cioè a fuoco bollente, bruciati vivi, anche la Merkel, anche coloro, i calabresi, che lui non poteva vedere, non voleva vedere. E infatti nella tecnica manipolativa e soprattutto nella costanza dell'insegnamento, purtroppo non c'è più, di De Mauro, troveremo adesso il nuovo accordo che fanno sull'autonomia il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna con Roma. Il Veneto ha chiesto 23 nuove competenze, non le ha chieste più. Allora, ammalati, quanti ammalati ho, tanti soldi mi dai, quanti studenti ho? Il telefono a volte fa scattare.
quanti soldi, quanti studenti ho, tante scuole mi dai. No, adesso Zaia, la cui segretaria e ministro degli affari regionali, la Erika Stefani, Zaia chiede anche la divisione per gettito fiscale pro capite. Quanto guadagni? Se io guadagno 10, tu guadagni 7, lui guadagna 3, io sono veneto, tu sei campano e tu sei calabrese, 10, 7 e 3, la divisione è così. E che dice Fontana, che è il presidente della Lombardia ed è tra l'altro uno dei più equilibrati esponenti leghisti? Noi abbiamo bisogno, Stefano, questa te la devi segnare tu, ma pure tu Isaia è fantastica, feci un dibattito a Zappico, di più medici, di migliori attrezzature mediche e soprattutto ospedaliere, perché dobbiamo far fronte a una richiesta che ci viene dal sud, di sanità. Noi il turismo sanitario che affossa il sud, che costa al sud 1.400.000.000 di euro, diviene la giustificazione per cui il nord dice dal momento che lì tra un po' non faranno nemmeno il gesto all'ortopedia perché non avranno più i soldi, noi dobbiamo riqualificare, ampliare e ammodernare le nostre strutture ospedaliere. Voi pagate 1.400.000.000, voi, noi tutti cittadini meridionali, di trasferimenti al nord, poi c'è una tassa occulta, è la tassa sulle prestazioni specialistiche private, perché se l'ospedale non funziona tu sei costretto ad andare dallo specialista e paghi. Dopodiché la suddivisione sarà per cui il tuo ospedale sarà ancora meno qualificato. Quando l'Istat, Urbin Istat, vi invito a leggere una meravigliosa ma drammatica analisi sulla demografia in Italia, ci illustra che degli 8.000 paesi italiani 1.167 morranno entro il 2025. Non fra 50 anni, 2025. L'unico appalto pubblico che si fa è quello dei loculi cimiteriali, oramai, null'altro si amplia. Noi abbiamo come effetto paradossale la costa che è piena, con crisi sistemiche da sovrappopolamento, i pronti soccorsi pieni, le case costano care, la monnezza, la criminalità, e crisi sistemiche al centro dell'Italia, da spopolamento, chiudono i pronti soccorsi perché non c'è nessuno, chiudono le scuole perché non ci sono bimbi. È la prima volta, lo ricordavi tu, l'ho rimesso nell'ultimo numero di Millennium, è la prima volta che il fenomeno della migrazione non raccoglie solo i cervelli in fuga, ma fuggono pure gli autisti, i dentisti, i dronisti, i tubisti, i pensionati, ed è la prima volta che chi va via e non manda rimessi. Resta. Nel mio paese ci sono Villa Germania, Bar Germania, la Germania ha dato tutto, ha dato un futuro a tanti paesi del sud Italia. È la prima volta invece che i genitori non solo trovano i loro figlioli al nord oppure all'estero, ma devono pure sostenerli attraverso un babysitteraggio e quindi si trasferiscono anche i genitori, oppure attraverso una rimessa di soldi all'opposto, al contrario. Che cos'è Ade? Sì, esattamente. E Salvini che fa? In questa connessione sentimentale con la pancia ci indica il nemico, ce lo seleziona e ci dice guardate, è quello nero, è il nero che ci toglie il lavoro, è il nero non solo, ci toglie il lavoro ma lo trasforma e lo declassa, prima arriva col barcone, ti toglie il lavoro, aspetta, colui che ti toglie il lavoro poi spaccia, aspetta. Poi stupra, aspetta, poi scristianizza. La devianza viene progressivamente alimentata e aumentata. Attenzione perché non solo ti togli il lavoro, ma ti togli la sicurezza e quindi ti togli la serenità, la tranquillità. E attenzione a tua figlia, lui stupra. E attenzione alla tua fede, perché ti toglie pure la fede cattolica. Non si permetteranno mai, mai, mai la nostra fede. E metti la croce. Voi notate il segno distintivo della croce? La relazione che si ha con la Chiesa? Il problema della crisi, della identità e della fede cattolica è un problema straordinario che nemmeno Francesco sa purtroppo affrontare. Un grande studioso
come Mancuso, Vito Mancuso, mi racconta ormai in chiesa alla Basilica di Bologna, dove lui abita, siamo in 40 la domenica, sono 2350 i preti accusati di fenomeni assimilabili alla pedofilia, 2350 in tutto il mondo. Togliamo di mezzo poi coloro che hanno relazioni omosessuali, che hanno relazioni eterosessuali e coloro che invece lasciano la tocca, per dire della crisi di identità, che è una questione aperta, una croce per la nostra croce. Attenzione, perché la fede poi i musulmani credono di più, questa è anche una questione che attiene all'Occidente, sulla quale però Salvini non dice nulla, come non dice nulla nell'aiutiamoli a casa loro. Il fenomeno del land grabbing si chiama, il fenomeno secondo il quale, grazie al quale, noi abbiamo fregato un bel po' di terreno. Finora abbiamo acquistato 90 milioni di ettari di terreno in Africa. Per farci capire, l'Italia è grande 67 milioni di ettari, compone tutta l'Italia. Voi sapete che tre quarti dell'Africa non possiede il catasto, non si compra attraverso un rogito, si acquista con la garanzia dello Stato e si acquista per 100 anni. Gli ultimi acquisti, che sono affari stratosferici, sono stati fatti dai coreani, che hanno acquistato mezzo Madagascar a 10 dollari ad ettaro per un anno, per 100 anni. Quanto fa? È tutto qua. Abbiamo preso la bauxite, il sistema petrolifero, tutto l'oro, l'argento, tutti i tesori, tutta l'acqua. Adesso pigliamo tutto il grano. Avevamo lo 0,7 del PIL da destinare ai paesi in via di sviluppo, l'abbiamo ridotto allo 0,10%, 70 volte in meno. E Salvini non lo sa, e se lo sa non lo dice. E la selezione, la manipolazione produce ciò che noi sappiamo. Io questo non è un libro fatto sulla attività del ministro. Era preparato prima perché capivo come lui utilizzasse bene il sistema, è un grande talento e delle cose effettivamente sono pure giuste. Perché noi dobbiamo accettare che i Rom possano essere gestiti in questo modo? Perché dobbiamo trovare alle strade questi ragazzini invece che nelle scuole? Perché quando succedono le cose nelle famiglie italiane arrivano i servizi sociali e invece loro dovevano essere lasciati all'incuria e naturalmente a questa scuola di strada, che è la scuola del piccolo cabotaggio, del ladrocinio, della borsa che si frega, eccetera. È una cosa che spaventa, perché la microcriminalità spaventa addirittura di più della grande, di quella scientifica, dei colletti bianchi. E quindi lui raccoglie, e poi raccoglie il testimone di un partito veramente svalvolato, che ha 49 milioni di euro mangiati con investimenti fatti male. Voi sapete che la Lega ha investito in una banca in Slovenia, perduta tutta quanta, poi in Austria, perduta tutta quanta, fece delle operazioni immobiliari, perdute tutte quante, e poi degli acquisti. Ma Salvini riesce a fare il fenomeno anche con cose straordinarie. Parla contro l'Europa e acquista a nome della Lega Mediobanca, azioni TIM, Telefonica Spagnola, acquista persino un bond di ArcelorMittal, che è la nuova proprietaria di Ilva, cose da non credere. E soprattutto non dice quello che non è, indicando sempre quella questione come questione cruciale. Selezione e riselezione tutti i compiti. Dove l'avete trovato il ministro dell'Interno? Come può girare così? In che modo gira e come seleziona i compiti, i poteri, i criteri? Ma noi non abbiamo più l'interesse e il bisogno. E grazie anche al connubio, come può essere gestito il governo del cambiamento attraverso una frase: cambiamo. Cambiamo cosa? E come? E dove? Quel contratto è un contratto scritto davvero attraverso l'illustrazione di principi. La colonna sonora del telefonino è magnifica, ma non riusciremo a fermarla perché la tecnologia è più veloce delle nostre capacità e ci frega. Benissimo. E allora noi ci ritroveremo
a selezionare una società più invelenita, più abbrutita, più incazzata, più razzista. Ma Salvini conosce noi e sa esattamente noi come siamo. Questo libro, e vi lascio, doveva essere, parafrasando Gabo, titolato Il Salvini che è in te. Poi doveva essere il leader della paura, fu fatto ministro, il ministro della paura. Lui ci conosce, è un po' come Berlusconi. E quindi ci prende, è empatico, ha una relazione fortissima, è dentro di sé razzista, odia i meridionali e avrà un grandissimo senso nel mezzogiorno. Anche perché la nostra postura, e questo è un difetto non genetico, di culturale, è una cultura, è una postura dell'elemosina. Io me ne accorsi quando feci il libro sulle paleoliche. Perché? Perché non riuscivo, il libro si chiama Controvento, è uscito 3 anni fa. Andando da Salerno, da Napoli verso Bari, la quintalata di paleoliche. Adesso ci sono aziende pubbliche su tutto, pure sul cioccolato. Non c'è una pala che sia pubblica. Una. Ma se il vento è di tutti, soffia per me, per te, perché la pala non è di tutti e quindi non soffia per me, per te? Allora io, da questo punto di vista massimalista, subito pensai alla corruzione, che è vero, ogni pala c'è effettivamente, c'è una indagine in natura giudiziaria, ma basta la corruzione? No, ho pensato alla regione, ai meandri, alle fetenzie, alle sporcizie dei funzionari regionali che ho sa. Vero. La verità però la raccolsi da un sindaco del Tarantino, il quale sinceramente mi aprì il cuore, perché mi disse: dottore, io le devo aprire il cuore, me lo apra tutto qua. Io sono dentista, voglio fare del bene al mio paese, però conosco i miei limiti. Viene un signore con la valigetta e dice: io affitto il terreno, lo scelgo io, non ti preoccupare, io metto il palo, io metto la ruota, io ti prendo pure 2 o 3 persone che mi dici, tu non devi pensare a nulla, ti do 300.000 euro l'anno, di fit, di diritti, è una favola. Lui aveva bisogno solo di 300.000, non dei 30 milioni di euro, del fatturato di tutte le pale, perché non aveva quell'ambizione, non aveva, aveva la paura di tentare, non aveva la voglia, non aveva alcuna passione. E con quei 300.000 euro lui mi disse che aveva fatto e che avrebbe fatto. Avrebbe rattoppato un po' di strade, dato alla Proloco un po' di soldi, dato alla squadra di calcio un po' di soldi e sparato la notte per la festività del Santo Patrono. Questo è Dio, questo siamo noi. Davanti a 30 milioni di euro erano quei 300.000 a fargli brillare gli occhi, perché soprattutto gli toglieva il problema, la questione, più ancora della corruzione, della clientela, gli toglieva la questione che noi, se è una cosa troppo importante, non ci piace farla, non ce la facciamo a farla, non ci mettiamo insieme. Un consorzio di comuni bresciani si è messo insieme, è andato alla banca cooperativa, ha chiesto il mutuo e adesso ha tutto il fotovoltaico col quale ha bonificato un'area industriale disastrata e si paga tutta la luce di tutti i servizi pubblici di tutti i 4 comuni. In più si ripaga il mutuo e quindi ha all'attivo tutta la luce che non paga più. Mettilo insieme. Al sud non riesce. Non ce la facciamo, è troppo per noi. Dobbiamo stare la stradina. Perché com'è? Fama fatica. Significa quell'espressione, fama fatica, professore, non è fammi fare tutto, cioè nulla, fammi fare qualunque cosa, io non so fare nulla. Davanti al teorema, alla tesi, che uno solo può tirare la corda e l'altro appoggia la mano e aspetta che la corda venga trainata. Non siamo talentuosi e aspettiamo il talentuoso che ci tira, siamo mediocri, la mediocrità non è il messaggio, la mediocrità è la conservazione, la sclerotizzazione. Adesso abbiamo trovato un talento, il nostro talento nuovo è Matteo Salvini e aspettiamo con la mano sulla corda che ci porti lì dove voglia lui, oltre il nemico ce lo fa vedere e lui ci salverà. Purtroppo è una situazione che si ripete,
noi come abbiamo fatto con Berlusconi e con Renzi. Sempre la stessa cosa. La questione è salvami, fammi ricco. A Berlusconi dicevamo fai i fatti tuoi e fammi fare i fatti miei. A Renzi abbiamo detto fai i fatti tuoi e fammi fare i fatti miei. A Salvini chiediamo ugualmente le cose. Intanto arretriamo, intanto, come ricordavi tu nello scritto sul Mattino, come ho riletto io, solo il Mezzogiorno, siamo nel sud e dobbiamo parlare di questo, è considerata l'area più spopolata, più economicamente depressa e più grande d'Europa. Noi perdiamo punti, siamo più poveri, siamo più infelici e urliamo all'indirizzo di chi non ci può aiutare, di chi la tesi nostra però non è l'applicazione. Io ricordo sempre, per chi di voi solo questo parentesi, ma era il 2008, di De Luca la cosa che mi colpiva di più era la mutazione lessicale, il linguaggio che adesso si vede nelle bocche, nelle parole di Maio, di Salvini, di Battista, degli altri, era la mutazione lessicale pubblica, non perché ci debba essere un pudore istituzionale, non perché tutti debbano essere garbati, prudenti ed equilibrati quanto Stefano Caldoni, ma perché alcune parole, alcuni vocaboli, alcune espressioni sono tipicamente triviali, utilmente triviali, e nella loro trivialità danno anche il senso e la connessione sentimentale. Lo diceva Gramsci a proposito della relazione che il Partito Comunista dovesse avere con il suo ceto e la forza lavoro operaia, ed è Salvini il testimone di questa relazione attraverso una declassificazione, una derubricazione, una popolarizzazione con parole semplici, immediatamente intellegibili e sistemiche. La connessione sua non con la mente ma con la pancia degli italiani. Se Salvini ha più fortuna di Di Maio e i leghisti sono adesso più attrezzati dei 5 Stelle, perché Salvini non ha preso una questione onerosa su di sé. Trovare e indicare a tutti il capro espiatorio non costa nulla, non devi trovare una voce di bilancio, devi solo illustrare davanti alle nuove povertà, alla nuova disperazione, al veleno, all'incattivimento che ci produce il fatto di essere più poveri, più sfortunati, più a rischio nel futuro. E il nostro figlio che farà? E la mia pensione arriverà? E il mio lavoro ce l'avrò? E quando i soldi sono di meno? Che cosa facciamo? Tutta la storia della democrazia nel mondo illustra che in casi che la sinistra va avanti quando ci sono processi di crescita economica e regredisce quando le paure hanno bisogno di difese oltranziste. Io ti difendo, dice Salvini, e ti illustro il nemico attraverso una selezione che è una selezione tipica. Se io prendo dal mattinale della polizia tutto il numero dei reati e ne seleziono solo alcuni, e di questi alcuni ne seleziono uno tipico, lo tipizzo, quello che ha, il cui autore ha un volto e un colore diverso dal mio, ha una faccia nera e magari è migrante, e io lo butto nell'iperuranio di internet, quell'iperuranio lo moltiplicherà per 10, per 100, per 1000, per 100.000 volte, e quel singolo episodio sarà 1, 2, 3, 1000, 10, 100.000 altri episodi. E se io ne produco sistematicamente solo quell'episodio, lo tipizzo, la questione, la contesa generale attraverso un processo che noi giornalisti per un po' non riusciamo a governare, per l'altro po' siamo per davvero conniventi, riduco la questione generale, l'essenza del problema, a quella questione. Io ti porto sempre un tipo di reato commesso da un tipo di cittadino, clandestino o meno, e te lo ripropongo in modo che ogni giorno tu lo veda sempre. Ma se tu vedi quel reato e poi lo rivedi e poi lo rivedi e poi lo rivedi, io faccio un'operazione che nella comunicazione, nella scienza della comunicazione, si chiama selettiva e manipolativa. Cioè trasformo tutti gli altri reati e li risolvo, li annullo e ne do solo uno. E tu sei costretto a giudicare solo questo. Ne creo polemica. E io da giornalista che faccio? Talk show. Parliamo di immigrati. Ce la facciamo a prenderli o non ce la facciamo a prenderli?
tu che dici, presidente, tu che dici, professore, tu che dici, ma tu lo vuoi, ah, tu sei a favore degli immigrati, e dove li mettiamo? E portateli a casa tua. Guardate che il linguaggio è concludente, è esattamente quello che dice, tu sei di sinistra, hai il cuore a sinistra e il portafoglio a destra. Se noi però utilizziamo la secondo lato, io che ho un buono stipendio oppure una buona tassazione, io credo di essere un buon cittadino e pago tutte le tasse fino all'ultimo euro, e questo devo fare, e poi lo Stato deve preoccuparsi di pagare. Io guadagnerò più di un netturbino, sicuramente più di uno studente, più di un professore di scuola, forse più di un medico ospedaliero, eccetera eccetera. Che cosa devo fare io? La progressione, la Costituzione dice più hai più dai, e questo è il principio a cui ispira anche la mia, il mio convincimento politico: più ho e più do. Io ho tre sedie, ne porto tre, tu ne hai una e ne porti una. E lui che dice nella rivoluzione straordinaria in questa connessione? Flat tax, che mi sembra a te piaccia, e cioè per aiutare il povero faccio più ricco il ricco. Come quella, la progressiva, se tu mi dai a me, io, scusa, credo di avere la più alta delle tassazioni, se tu la riduci al 25, e chi di voi non fa la dichiarazione dei redditi? Credo qualcuno, purtroppo. E chi non fa la dichiarazione dei redditi, zero aveva e zero ha. Chi ha 10.000 euro di reddito, zero pagava e zero pagherà. Chi ne ha 20.000 pagherà un tot, chi ne dichiara 100.000 ne pagherà un altro tot, chi ne dichiara 200.000 ne paga un altro tot. Se io, scusami, guadagno 160.000, risparmierò di più di chi guadagna 10.000. Chi si arricchisce e chi si impoverisce? Secondo me il più ricco si arricchisce. E come diavolo è che il più povero tifa forza con la flat tax affinché il più ricco, divenendo più ricco, spenda tutti i soldi e faccia ricco il povero? È la trasformazione dei pani e dei pesci. Però, come sa Stefano Caldoro, io ho avuto la fortuna di fare la nave azzurra con Silvio Berlusconi. La nave circumnavigava alle elezioni regionali, chi di voi l'ha votato ricorderà, e si fermava e si fermò in tutti i porti, da Genova fino a Catania, salendo fino a Venezia. Si apriva la bocca della nave, Salvatore, e entrava tutta la gente urlando: viva, viva Berlusconi! E Berlusconi faceva fare il giuramento della libertà, e cioè tu venivi verso di me, io faccio finta di essere lui, e dici: ti pongo la mano sulla spalla, e tu, la spada, lo spadone della libertà sulla spalla, e tu mettevi la mano sul petto. Adesso anche tu sei guerriero della libertà, lo diceva davvero, tu ridi. È la verità, è la storia di un trentenne, questo siamo. E di nuovo ci illumina De Mauro, questo siamo. E la vocazione popolare e il successo popolare che ha conquistato Silvio Berlusconi mica è stato raccolto con una pistola alla tempia. Sì, ci sono state le clientele, il circuito, tutto quello che vogliamo, ma c'è stato un grande movimento di popolo. E quel grande movimento di popolo che ora, sfuggito ai radar, un po' si distribuisce tra i grillini e la Lega, essendo il tuo partito in cura di Magrande, il nuovo PSI. È il nuovo PSI che sta dentro il nuovo, la nuova Forza Italia. Sì. E ora è mica la Lega chiama casa per casa come annunciava Salvini e dice: o votate Lega o no. No, noi volontariamente diciamo: solo la Lega ci potrà salvare, anche noi meridionali, anche noi napoletani, anche coloro che dovevano essere lavati dalla lava, cioè a fuoco bollente, bruciati vivi, anche la Merte, anche coloro, i calabresi, che lui non poteva vedere, non voleva vedere. E infatti nella tecnica manipolativa e soprattutto nella costanza dell'insegnamento, purtroppo non c'è più, dei De Mauro, troveremo adesso il nuovo accordo che fanno sull'autonomia il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna con Roma. Il Veneto ha chiesto 23 nuove competenze, non le ha chieste più, allora,
ammalati, quanti ammalati ho, tanti soldi mi dai, quanti studenti ho. Il telefono a volte fa scattare ste. Quanti soldi, quanti studenti ho, tante scuole mi dai. No, adesso Zaia, la cui segretaria e ministro degli affari regionali, la Erika Stefani, Zaia chiede anche la divisione per gettito fiscale pro capite. Quanto guadagni? Se io guadagno 10, tu guadagni 7, lui guadagna 3, io sono veneto, tu sei campano e tu sei calabrese, 10, 7 e 3, la divisione è così. E che dice Fontana, che è il presidente della Lombardia, ed è tra l'altro uno dei più equilibrati esponenti leghisti? Noi abbiamo bisogno, Stefano, questa te la devi segnare tu, ma pure tu Isaia è fantastica, feci un dibattito a Zappico, di più medici, di migliori attrezzature mediche e soprattutto ospedaliere, perché dobbiamo far fronte a una richiesta che ci viene dal sud, di sanità. Noi il turismo sanitario che affossa il sud, che costa al sud 1.400.000.000 di euro, diviene la giustificazione per cui il nord dice dal momento che lì tra un po' non faranno nemmeno il gesto all'ortopedia perché non avranno più i soldi, noi dobbiamo riqualificare, ampliare e ammodernare le nostre strutture ospedaliere. Voi pagate 1.400.000.000, voi, noi tutti cittadini meridionali, di trasferimenti al nord, poi c'è una tassa occulta e la tassa sulle prestazioni specialistiche private, perché se l'ospedale non funziona tu sei costretto ad andare dallo specialista e paghi. Dopodiché la suddivisione sarà per cui il tuo ospedale sarà ancora meno qualificato. Quando l'Istat, Urbin Istat, vi invito a leggere una meravigliosa ma drammatica analisi sulla demografia in Italia, ci illustra che degli 8.000 paesi italiani 1.167 morranno entro il 2025. Non fra 50 anni, 2025. L'unico appalto pubblico che si fa è quello dei loculi cimiteriali, oramai null'altro si amplia. Noi abbiamo come effetto paradossale la costa che è piena, con crisi sistemiche da sovrappopolamento, i pronti soccorsi pieni, le case costano care, la monnezza, la criminalità, e crisi sistemiche al centro dell'Italia, da spopolamento, chiudono i pronti soccorsi perché non c'è nessuno, chiudono le scuole perché non ci sono bimbi. È la prima volta, lo ricordavi tu, l'ho rimesso nell'ultimo numero di Millennium, è la prima volta che il fenomeno della migrazione non raccoglie solo i cervelli in fuga, ma fuggono pure gli autisti, i dentisti, i dronisti, i tubisti, i pensionati, ed è la prima volta che chi va via e non manda rimessi a chi resta. Nel mio paese ci sono Villa Germania, Bar Germania, la Germania ha dato tutto, ha dato un futuro a tanti paesi del sud Italia. È la prima volta invece che i genitori non solo trovano i loro figlioli al nord oppure all'estero, ma devono pure sostenerli attraverso un babysitteraggio e quindi si trasferiscono anche i genitori, oppure attraverso una rimessa di soldi all'opposto, al contrario. Che cos'è adesso? Sì, esattamente. E Salvini che fa? In questa connessione sedimentale con la pancia ci indica il nemico, ce lo seleziona e ci dice guardate, è quello nero, è il nero che ci toglie il lavoro, è il nero non solo, ci toglie il lavoro ma lo trasforma e lo declassa, prima arriva col barcone, ti toglie il lavoro, aspetta. Colui che ti toglie il lavoro, poi spaccia, aspetta, poi stupra, aspetta, poi scristianizza. La devianza viene progressivamente alimentata e aumentata. Attenzione perché non solo ti toglie il lavoro, ma ti toglie la sicurezza e quindi ti toglie la serenità, la tranquillità. E attenzione a tua figlia, lui stupra. E attenzione alla tua fede, perché ti toglie pure la fede cattolica. Non si permetteranno mai, mai, mai la nostra fede. E metti la croce. Voi notate il segno distintivo della croce? La relazione che si ha con la Chiesa?
il problema della crisi, della identità e della fede cattolica è un problema straordinario che nemmeno Francesco sa purtroppo affrontare. Un grande studioso come Mancuso, Vito Mancuso, mi racconta, ormai in chiesa alla Basilica di Bologna, dove lui abita, siamo in 40 la domenica, sono 2350 i preti accusati di fenomeni assimilabili alla pedofilia, 2350 in tutto il mondo. Togliamo di mezzo poi coloro che hanno relazioni omosessuali, che hanno le relazioni eterosessuali e coloro che invece lasciano la tonaca, per dire della crisi di identità, che è una questione aperta, una croce per la nostra croce. Attenzione, perché la fede, poi i musulmani credono di più, questa è anche una questione che attiene all'Occidente, sulla quale però Salvini non dice nulla, come non dice nulla nell'aiutiamoli a casa loro. Il fenomeno del land grabbing si chiama, il fenomeno secondo il quale, grazie al quale, noi abbiamo fregato un bel po' di terreno. Finora abbiamo acquistato 90 milioni di ettari di terreno in Africa. Per farci capire, l'Italia è grande 67 milioni di ettari, compone tutta l'Italia. Voi sapete che tre quarti dell'Africa non possiede il catasto, non si compra attraverso un rogito, si acquista con la garanzia dello Stato e si acquista per 100 anni. Gli ultimi acquisti, che sono affari stratosferici, sono stati fatti dai coreani, che hanno acquistato mezzo Madagascar a 10 dollari ad ettaro per un anno. Per 100 anni. Quanto fa? È tutto qua. Abbiamo preso la bauxite, il sistema petrolifero, tutto l'oro, l'argento, tutti i tesori, tutta l'acqua. Adesso pigliamo tutto il grano. Avevamo lo 0,7 del PIL da destinare ai paesi di sviluppo, l'abbiamo ridotto allo 0,10%, 70 volte in meno. E Salvini non lo sa, e se lo sa non lo dice. E la selezione, la manipolazione produce ciò che noi sappiamo. Io questo non è un libro fatto sulla attività del ministro. Era preparato prima perché capivo come lui utilizzasse bene il sistema, è un grande talento e delle cose effettivamente sono pure giuste. Perché noi dobbiamo accettare che i Rom possano essere gestiti in questo modo? Perché dobbiamo trovare alle strade questi ragazzini invece che nelle scuole? Perché quando succedono le cose nelle famiglie italiane arrivano i servizi sociali e invece loro dovevano essere lasciati all'incuria e naturalmente a questa scuola di strada, che è la scuola del piccolo cabotaggio, del ladrocinio, della borsa che si frega, eccetera. È una cosa che spaventa, perché la microcriminalità spaventa addirittura di più della grande, di quella scientifica, dei colletti bianchi. E quindi lui raccoglie, e poi raccoglie il testimone di un partito veramente svalvolato, che ha 49 milioni di euro mangiati, con investimenti fatti male. Voi sapete che la Lega investì in una banca in Slovenia, perduta tutta quanta, poi in Austria, perduta tutta quanta, fece delle operazioni immobiliari, perdute tutte quante, e poi degli acquisti. Ma Salvini riesce a fare il fenomeno anche con cose straordinarie. Parla contro l'Europa e acquista a nome della Lega Mediobanca, azioni TIM, Telefonica Spagnola, acquista persino un bond di ArcelorMittal, che è la nuova proprietaria di Ilva, cose da non credere. E soprattutto non dice quello che non è, indicando sempre quella questione come questione cruciale. Selezione e riselezione tutti i compiti. Dove l'avete trovato il ministro dell'interno? Come può girare così? In che modo gira e come seleziona i compiti, i poteri, i criteri? Ma noi non abbiamo più l'interesse e il bisogno. E grazie anche al connubio, come può essere gestito il governo del cambiamento attraverso una frase: cambiamo. Cambiamo cosa? E come? E dove? Quel contratto è un contratto scritto davvero attraverso l'illustrazione di principi. La colonna sonora del telefonino è magnifica.
ma non riusciremo a fermarla perché la tecnologia è più veloce delle nostre capacità e ci frega. Benissimo. E allora noi ci ritroveremo a selezionare una società più invelenita, più abbrutita, più incazzata, più razzista. Ma Salvini conosce noi e sa esattamente noi come siamo. Questo libro, e vi lascio, doveva essere, parafrasando Gabo, titolato Il Salvini che è in te. Poi doveva essere il leader della paura, fu fatto ministro, il ministro della paura. Lui ci conosce, è un po' come Berlusconi. E quindi ci prende, è empatico, ha una relazione fortissima, è dentro di sé razzista, odia i meridionali e avrà un grandissimo senso nel mezzogiorno. Anche perché la nostra postura, e questo è un difetto non genetico, di culturale, è una cultura, è una postura dell'elemosina. Io me ne accorsi quando feci il libro sulle paleoliche. Perché? Perché non riuscivo, il libro si chiama Controvento, è uscito 3 anni fa. Andando da Salerno, da Napoli verso Bari, la quintalata di paleoliche. Adesso ci sono aziende pubbliche su tutto, pure sul cioccolato. Non c'è una pala che sia pubblica. Una. Ma se il vento è di tutti, soffia per me, per te, per te, per te, perché la pala non è di tutti e quindi non soffia per me, per te, per te, per te? Allora io, da questo punto di vista massimalista, subito pensai alla corruzione, che è vero. Ogni pala c'è effettivamente, c'è stato, c'è una indagine in natura giudiziaria. Ma basta la corruzione? No, ho pensato alla regione, ai meandri, alle fetenzie, alle sporcizie dei funzionari regionali che ho stato. Vero, vero, vero. La verità però la raccolsi da un sindaco del Tarantino, il quale sinceramente mi aprì il cuore, perché mi disse: dottore, io le devo aprire il cuore, me lo apre tutto qua. Io voglio fare del bene al mio paese, però conosco i miei limiti. Viene un signore con la valigetta e dice: io affitto il terreno, lo scelgo io, non ti preoccupare, io metto il palo, io metto la ruota, io ti prendo pure 2 o 3 persone che mi dici, tu non devi pensare a nulla, ti do 300.000 euro l'anno di fit, di diritti. È una favola. Lui aveva bisogno solo di 300.000, non dei 30 milioni di euro del fatturato di tutte le pale, perché non aveva quell'ambizione, non aveva, aveva la paura di tentare, non aveva la voglia, non aveva alcuna passione. E con quei 300.000 euro lui mi disse che aveva fatto e che avrebbe fatto. Avrebbe rattoppato un po' di strade, dato alla Proloco un po' di soldi, dato alla squadra di calcio un po' di soldi e sparato la notte per la festività del Santo Patrono. Questo è Dio, questo siamo noi. Davanti a 30 milioni di euro erano quei 300.000 a fargli brillare gli occhi, perché soprattutto gli toglieva il problema, la questione, più ancora della corruzione, della clientela, gli toglieva la questione che noi, se è una cosa troppo importante, non ci piace fare, non ce la facciamo a farla, non ci mettiamo insieme. Un consorzio di comuni bresciani si è messo insieme, è andato alla banca cooperativa, ha chiesto il mutuo e adesso ha tutto il fotovoltaico col quale ha bonificato un'area industriale disastrata e si paga tutta la luce di tutti i servizi pubblici di tutti i 4 comuni. In più si ripaga il mutuo e quindi ha all'attivo tutta la luce che non paga più. Mettilo insieme. Al sud non riesce. Metti, non ce la facciamo, è troppo per noi. Dobbiamo stare la stradina. Perché com'è? Fama fatica. Significa quell'espressione, fama fatica, professore, non è fammi fare tutto, cioè nulla, fammi fare qualunque cosa, io non so fare nulla. Davanti al teorema, alla tesi, che uno solo può tirare la corda e l'altro appoggia la mano e aspetta che la corda venga trainata. Non siamo talentuosi e aspettiamo il talentuoso che ci tiri, siamo mediocri. La mediocrità non è il messaggio, la mediocrità è la conservazione, la sclerotizzazione. Adesso abbiamo trovato un talento, il nostro talento nuovo è Matteo Salvini.
e aspettiamo con la mano sulla corda che ci porti lì dove voglia lui. Oltre il nemico ce lo fa vedere e lui ci salverà. Purtroppo è una situazione che si ripete, noi come abbiamo fatto con Berlusconi e con Renzi. Sempre la stessa cosa. La questione è salvami, fammi ricco. A Berlusconi dicevamo fai i fatti tuoi e fammi fare i fatti miei. A Renzi abbiamo detto fai i fatti tuoi e fammi fare i fatti miei. A Salvini diremo ugualmente le cose. Intanto arretriamo, intanto, come ricordavi tu nello scritto sul Mattino, come ho riletto io, solo il Mezzogiorno, siamo nel sud e dobbiamo parlare di questo, è considerata l'area più spopolata, più economicamente depressa e più grande d'Europa. Noi perdiamo punti, siamo più poveri, siamo più infelici e urliamo all'indirizzo di chi non ci può aiutare, di chi la tesi nostra però non è l'applicazione. Io ricordo sempre, per chi di voi a serata ci abbia permesso di riflettere, che questo prodotto, che è un elenco di foglie, di pagine, di numeri, di riferimenti, sia per voi un aiuto e sia il seme di una conoscenza e di un sapere che si deve arricchire, perché ci deve rendere più forti per difenderci da chi ci vuole più deboli e più ignoranti. Grazie e buonasera.